A Pineto le strutture ricettive, in particolare gli hotel, hanno registrato un calo di circa il 25% nel numero di turisti. E questo è il report emerso analizzando i primi dati alla fine della stagione estiva, evidenziando come la diminuzione delle prenotazioni negli hotel e nelle strutture ricettive non riguardi solo Pineto, ma sia un fenomeno nazionale. Un calo c'è stato per quanto riguarda, forse hanno preferito più alloggiare in case, magari hanno trovato altre alternative. Però nel periodo di agosto più o meno credo che le presenze siano state, adesso non ho i dati aggiornati, non ci siamo ancora confrontati, penso che abbia tenuto botta, insomma sì, abbiamo mantenuto per il mese di agosto. Certo, gli altri mesi è un po' un problema, ecco, settembre bisognerebbe creare qualche attrattiva per fare in modo che ci siano più presenze. Per quanto riguarda il comparto balneare, noi diciamo che lavoriamo molto con un turismo locale, abruzzese, laziale, per cui la pressione è stata un po' di meno. È ovvio che si risente un po' di tutta la crisi generale che porta nei confronti dell'Italia, di tutto il paese, quindi ne risente anche Pineto. Bisognerebbe cominciare a fare le ferie scaglionate, non è possibile che soltanto quei 10 giorni di Ferragosto c'è il pieno totale e poi si abbassano notevolmente le presenze, anche perché poi quei giorni dove c'è maggior afflusso è chiaro che i prezzi salgono alle stelle e non tutti possono permettersi certe spese. Una situazione che richiede interventi immediati per invertire la tendenza. Il presidente Pavone inoltre ha sottolineato l'importanza di rilanciare il turismo di tutta la costa teramana, coinvolgendo gli stakeholder per pianificare insieme iniziative che favoriscano anche la destagionalizzazione dell'offerta turistica. Bisogna investire sui paesi, sui servizi, bisogna collaborare, e bisogna crederci e fare in modo che siamo tutti compatti per un unico obiettivo, quello di portare più persone nelle nostre località.